Monica Marioni è un'artista italiana che sta diventando un nome nel panorama internazionale del contemporaneo. Espone con continuità in Italia e all'estero, le personali presso Carlo Livi Gallery di Miami, nello showroom Poltrona Frau di Washington, D.C. e presso il Museo di Arte Italiana di Lima, Perù, sono solo alcuni esempi recenti. Quest'anno Marioni partecipa a Détourmont Venise 2009, evento collaterale alla 53esima Biennale d'Arte di Venezia, con la videoinstallazione Ego. Ego è un luogo di contemplazione dell'io, una verde parentesi di spazio e tempo che è più di un'opera, è un'esperienza polisensoriale. Entrando da solo, il visitatore sale dal mondo sensibile della sabbia e della pietra verso la sovrastante danza della propria personalità espressa attraverso la videoarte. A pochi passi di distanza, negli eleganti ambienti dell'hotel Stucchi Hilton Venice, si incontra Alter Ego. È un altro sé, una seconda personalità espressa in 13 tecniche miste su tela. È il doppio esito di un'unica ricerca artistica. Ego ed Alter Ego descrivono una sola indagine sulla psicologia e le emozioni dell'individuo, articolata in due forme, la pittura e la videoarte complementari. Una sfida ambiziosa a cui sottende la volontà di creare opere comunicative in senso assolutamente originale. Nessuna denuncia politica o sociale, ma la trasmissione di un impulso elettrico direttamente all'emotività dello spettatore. È l'individualismo riportato al significato originario. Marioni indaga il singolo, creando opere strumento che stimolano l'ascolto della propria personalità. Da qui la filosofia del pezzo rigorosamente unico, la tecnica pittorica che utilizza argenti e materiali antichi, la forte tensione verso il bello, grande assente del contemporaneo. Sono volti iconici, universali aristotelici, inseriti in un contesto di rimandi, citazioni, riferimenti sociali ed emotivi resi tramite gli scritti, i fumetti, i più diversi oggetti che compongono l'opera. Tanto i volti della storia quanto i soggetti contemporanei diventano creature mitiche che sgorgano fuori dalla cornice tramite il tratto violento della memoria e dell'androginia. Il lavoro dell'artista è un'appassionata costruzione di materiali e mondi sensibili che, come la stessa dice, serve a vestire di materia astratta la sagoma figurativa. In un'opera come War, ad esempio, risulta evidente come i materiali e la loro composizione siano a pieno titolo segno e pigmento e combinati con i colori e il disegno facciano il punto sul sistema collage contemporaneo. L'approccio politecnico fa emergere una giusta posizione di pezzi che consegna al fruitore vari sistemi di somiglianza e vari aggregati di egopatie. Ego ed Alter Ego, a Venezia fino al 22 novembre.